Ma concentrandomi di più sui casi particolari, dico che oggi si vede il tal principe prima prosperare e il giorno dopo andare in rovina, senza che si sia vista cambiare in lui nessuna natura o qualità, il che credo derivi in primo luogo dalle ragioni che si sono sopra a lungo discusse, cioè che quel principe che si appoggia totalmente sulla fortuna va in rovina non appena quella cambia. Credo anche che sia fortunato colui che trova il suo modo di procedere al passo con la qualità dei tempi e allo stesso modo che sia sfortunato quello il cui procedere non si accorda coi tempi. Infatti si vedono gli uomini nel perseguire il fine che ciascuno di essi ha davanti a sé, cioè gloria e ricchezze, muoversi diversamente. L'uno con prudenza, l'altro con impeto, l'uno usando la violenza, l'altro l'astuzia, l'uno con pazienza, l'altro col suo contrario, e ciascuno può raggiungere quel fine con questi differenti modi. E si possono osservare due persone accorte, di cui l'una raggiunge il suo scopo e l'altra no. E allo stesso modo due che ottengono entrambi la prosperità seguendo modi diversi, essendo l'uno prudente e l'altro impetuoso. E ciò deriva solamente dalla qualità dei tempi, che si accordano o meno con il loro procedere. Da ciò consegue quello che ho detto, che due persone che si comportano diversamente sortiscano il medesimo effetto, mentre di altre due che agiscono allo stesso modo, l'una ottiene il suo scopo e l'altra no. A ciò si lega anche il mutare del bene, perché se a uno che si comporti con prudenza e pazienza i tempi e le cose girano in modo che il suo governo sia buono, egli continuerà a prosperare, ma se i tempi e le cose cambiano, egli andrà in rovina, perché non avrà cambiato il suo modo di procedere. Ne si trova uomo tanto accorto da sapersi adattare a questo. Vuoi perché egli non può deviare dalla sua naturale inclinazione, vuoi anche perché, avendo egli prosperato tenendosi sempre su una certa via, non riesce a persuadersi che sia un bene allontanarsene. E così l'uomo accorto, quando arriva il tempo di diventare impetuoso, non lo sa fare e perciò va in rovina. Ma se si potesse mutare natura col mutare dei tempi e delle cose, ciò non cambierebbe la fortuna. Papa Giulio II procedette in ogni sua azione impetuosamente e trovò sempre i tempi e le cose talmente concordi con quel suo modo di procedere che sempre ne ottenne un esito fortunato. Considerate la sua prima impresa di Bologna, mentre era ancora vivo Messer Giovanni Bentivoglio. I veneziani erano contrari, il re di Spagna pure, con la Francia stava ancora trattando. E ciò nonostante, con ferocia e con impeto, si mise personalmente a capo di quella spedizione. E questa decisione rese incerti e bloccò la Spagna e i veneziani, i secondi per paura, e la prima per il desiderio che aveva di riconquistare tutto il regno di Napoli. D'altro canto, il Papa si tirò dietro il re di Francia perché, una volta che quel re lo vide muoversi, desiderando di farselo amico per contenere i veneziani, considerò che non poteva negargli le sue truppe, senza offenderlo manifestamente. E così Giulio, con la sua mossa impetuosa, realizzò quello che mai nessun altro pontefice, con tutta la umana prudenza, avrebbe mai realizzato. Se avesse aspettato per muoversi da Roma che tutti gli accordi fossero stabiliti e tutte le cose decise, come qualunque altro pontefice avrebbe fatto, non gli sarebbe mai riuscito, perché il re di Francia avrebbe avuto mille scuse e gli altri gli avrebbero messo addosso mille paure. Non voglio qui citare altre sue azioni che sono state tutte simili e tutte hanno avuto buon esito. E la brevità della vita non gli ha consentito di provare l'effetto contrario, perché se fossero arrivati tempi in cui fosse stato necessario procedere con prudenza, ne sarebbe seguita la sua rovina, né mai avrebbe deviato da quei modi a cui la natura lo spingeva.
Concludo quindi che, siccome la fortuna cambia i tempi, mentre gli uomini restano caparbiamente legati ai loro modi, essi sono fortunati quando le due cose concordano e sfortunati appena discordano. Peraltro, io credo sia meglio essere impetuoso che prudente, giacché la fortuna è donna e se la si vuol metter sotto bisogna picchiarla e farle forza. Ed è evidente che si lascia conquistare più da quelli che fanno così che da quelli che procedono pacatamente. E perciò, in quanto donna, è sempre amica dei giovani. Perché sono meno prudenti, più feroci e con maggiore audacia la comandano.